nel vivere la paura così come l'avete vissuta voi toccata con mano, si ha più paura per se stessi o per le persone che ci sono vicine? Sicuramente per le persone vicine, perché quella, la tua è messa nel conto, le persone innocenti che non c'entrano niente, insomma tu diventi un nemico e lo capisci, lo sai. In guerra un nemico rischia di essere ucciso dal corrispondente nemico, però il figlio che non c'entra niente, cosa, come, ecco, quella è la cosa terribile, e quello la mafia cerca di sfruttare, cioè la paura, l'intimidazione che arriva a sfruttare i sentimenti umani. E questa è spesso purtroppo la forza di questi vigliacchi che usano questi mezzi anche contro i loro nemici. Presidente, visto che siamo entrati un po' così nelle relazioni anche familiari, no? Io sono rimasta stupita, insomma, no, stupita no, perché insomma, avendola conosciuta, con quanta tenerezza lei parla di sua moglie Maria, ma anche di Francesca Morville, un po' meno di Agnese, ma sappiamo che accanto a Paolo Borsellino c'era un'altra grande donna. Quindi, insomma, mi sembra giusto parlare delle donne. Di grandi magistrati, perché erano, insomma, le ho vissute come donne che hanno saputo resistere, donne che hanno saputo stare accanto a grandi uomini, a uomini che comunque erano quotidianamente, tutti i giorni a rischio, che sapevano che non potevano, che magari non sarebbero rientrate. E mi ha colpito particolarmente l'amicizia, no, che lei descrive tra Francesca e Maria, insomma, quindi è particolare vedere come da un rapporto professionale all'interno del vostro rapporto professionale si potessero costruire anche relazioni amicali. E queste donne che in fondo a loro modo, insomma, ognuna faceva la sua battaglia, no? Maria a scuola e probabilmente parlava di legalità, ne racconta degli episodi, Francesca nel suo lavoro di magistrato. Quindi, ecco, ci vuole un po' descrivere questo rapporto tra Maria e Francesca, ma soprattutto il loro essere donne di uomini così importanti. Ma non è tanto uomini importanti, uomini che di dovere, di responsabilità, di responsabilità, perché vi posso assicurare che io non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto se non avessi avuto quella moglie, questa moglie che ancora ho e che di solito mi seguiva, perché oltre a motivi di salute non potevo seguirmi tanto. E perché, allora, i sacrifici, quando io ho incominciato a fare il maxi processo, sono scomparso da casa. Uscivo la mattina presto, tornavo la sera tardi, il rapporto con mio figlio era distrutto, soffrivo, anche ha sofferto lui, ho sentito io nei tempi anche questo rancore sordo, per esempio, di mio figlio nei miei confronti. E mia moglie, che doveva fare anche, coprire anche il mio ruolo nei confronti del figlio, perché io ero completamente assente per 3 anni. Quando sono stato per 35 giorni chiuso in camera di consiglio per deliberare la famosa sentenza del maxi processo insieme al presidente, ai giurati, ogni sera Francesca Morvillo telefonava a mia moglie per darle solidarietà, per darle vicinanza, per darle affetto. La telefonata della buonanotte, c'era mio figlio che prendeva la telefonata e faceva mia moglie, tieni, ti passo la tua fidanzata, no? Perché appunto c'era questo momento, ecco, particolare. Vedete, Francesca Morvillo, la moglie di Falcone, che noi l'abbiamo conosciuta anche prima che diventasse la moglie di Falcone, e fra lei e mia moglie ci fu subito un'empatia che venne fuori nel corso di una cena fra amici, capitarono accanto, e mia moglie dopo anni mi ha detto, sai, ancora dopo anni ci ricordavamo tutte e due, cosa delle donne in particolare, come eravamo vestite noi due quella sera. Tanto ci colpì questa empatia che sorse, e da allora continuò nel tempo. E proprio perché, diciamo, devono essere delle donne assolutamente particolari per riuscire a stare
accanto, stiamo attenti a non dire dietro, stiamo a dire accanto e magari avanti, ma mai dietro, delle persone responsabili con dei lavori che diciamo, prendono talmente da far sacrificare quello che è il rapporto coniugale, il rapporto con la famiglia, con i figli, perché questi sono dei prezzi che si pagano e che magari nessuno conosce. Certamente io ho risentito molto, ma mia moglie aveva una forza eccezionale, quindi non mi preoccupava, ma il problema era più mio figlio. Mia moglie, fra l'altro, insegnando, no, racconto sempre degli episodi, perché insegnando in un ambiente a tradizione mafiosa è chiaro che certe volte i percorsi si incrociano. Vedete, mia moglie insegnava in un paese appunto ad alta tradizione mafiosa in provincia di Palermo e arrivato a un certo punto decise in maniera del tutto volontaria nel pomeriggio di fare una sorta di lezione di legalità, di vita più che altro con degli alunni, con i suoi alunni. Naturalmente volontario che voleva partecipare, se non che un giorno cambiò giorno della settimana, dal martedì disse ragazzi adesso per me viene meglio riunirci il pomeriggio mercoledì. Allora un ragazzo mi fa, dice, prof, è così, lei non vuole che non venga più. Dice, perché? Dice, perché come lei sa, io il mercoledì non posso venire. Dice, perché lo dovrei sapere? Perché suo marito ha arrestato mio padre, io vado a fare il colloquio in carcere a Lucerdone il pomeriggio con lui. Dice, e mia moglie torna a casa e dice, ma che fai, mi arresti i genitori dei miei alunni? Dico, ma io che ne so, scusami, io facevo il procuratore capo a Palermo, era capitato un'indagine e avevo arrestato il padre di un suo alunno. Ecco come si intrecciano le strade dell'insegnante con il marito procuratore. E se, poi dico, mia moglie, guardiamo l'elenco dei tuoi alunni, no? E scoprimmo che c'era un altro alunno che aveva un nome, un cognome di una famiglia mafiosa del luogo. Ebbene, quel ragazzo, dopo quello che aveva il padre in carcere, dopo un po' di tempo andò da mia moglie e disse, prof, io abbandono gli studi. Come abbandoni l'ultimo anno? Prenditi almeno il diploma. Quel ragazzo con quell'aria triste gli fa, ma che me ne faccio un diploma? Mio padre è in carcere, i miei fratelli sono latitanti che sono ricercati pure loro. Io sono l'unico maschio in famiglia, devo pensare ad avere rapporti con gli avvocati, con i commercialisti, di gestire le aziende, io non posso più studiare e poi che me ne farei di un diploma? Quel ragazzo ritornava in famiglia mafiosa e di sangue. Altro ragazzo invece chiese a mia moglie se una volta diplomato poteva avere in mano il diploma. E mia moglie gli dice, sì, tu hai 18 anni e quindi se tu fai la richiesta ti danno il diploma. Dopo aver fatto la maturità e aver superato brillantemente questi esami, quel ragazzo col diploma in mano va da mia moglie e fa, prof, io scappo di casa e abbandono la mia famiglia. Ma come? Ma niente, non c'è più verso. Dopo ogni festività arrivava una cartolina di questo ragazzo alla sua prof con tanti auguri, con tanto affetto, eccetera, eccetera. Ogni anno arrivava questa cartolina, finché un anno arrivò una cartolina, ce l'ho fatta, con 3 punti esclamativi. E mia moglie seppe da un ragazzo, un compagno che l'aveva incontrato, che quel ragazzo da solo aveva lavorato, si era mantenuto agli studi, si era laureato in ingegneria manageriale, era diventato un manager di un'industria farmaceutica multinazionale, viaggiava per il mondo e si era sottratto alla sua famiglia mafiosa. Allora mia moglie dice, vedi, purtroppo è il 50%, però quelle pomeriggi di legalità qualcosa hanno dato. Ecco. Sono saltatissimi. Adesso arriviamo all'altro testo, all'altro libro che presentiamo, mio amico Giovanni. Veramente un libro intensissimo, ci sono tantissime cose di cui avrei voglia di parlare. E, leggerlo, chiaramente lei parla del suo amico Giovanni, parlando un
po' di lei, no? Perché un po' ripercorre la sua storia, la storia del giudice Falcone e la sua storia, perché sono storie professionali di amicizia che in qualche modo, no, percorrono la stessa strada. Io dico di più che la mia vita è stata influenzata da Giovanni Falcone. Nelle mie scelte più importanti c'era dietro Giovanni Falcone. Prima quella del giudice del maxiprocesso, sono sicuro, anche se nessuno me l'ha mai detto in maniera ufficiale, che senza il suo accordo io non avrei fatto il giudice del processo che lui aveva istruito come giudice istruttore. Mai detto, ecco, non me l'ha mai detto, però ne sono sicuro. Secondo, quando io finii di fare il maxiprocesso, mi chiamarono dalla commissione parlamentare antimafia per offrirmi di fare il consulente a tempo pieno. Io non volevo assolutamente lasciare la magistratura, dico, ma questo contatto con la politica, perché a me piace fare il magistrato, è la mia missione, ho sempre voluto fare questo. Ebbene, Falcone mi disse, no, ma ti scherzi, tu hai fatto il maxiprocesso, hai ormai una conoscenza tale del fenomeno mafioso che puoi andare a dare veramente una mano d'aiuto a questa commissione parlamentare antimafia, che magari ha bisogno di conoscere a fondo questo fenomeno per fare delle leggi che possano contrastarlo. E lui mi spinse quindi a fare il consulente. Dopodiché andò al ministero e mi chiamò e mi disse, vieni al ministero a darmi una mano, un ambiente che non conosco, mi devi dare una mano. E io subito corsi e andai da lui. Ecco, come la mia vita era scandita da questi momenti, questi passaggi. Le dirò di più, Presidente. Quindi per me è stato, diciamo, un amico, un maestro, una guida, non so più come definirlo, però una persona a cui ho voluto tanto bene. Psicologa, lei racconta una cosa, insomma, i due compleanni, no? Ecco, io da psicologa ho trovato questo punto di connessione, perché le cose nella nostra vita non accadono mai a caso, no? Noi psicologi diciamo che c'è l'inconscio collettivo che porta le nostre anime a essere dove devono essere in quel momento. Lei aveva uno strano, nella vostra data di nascita è lì che ha origine, come possiamo dire, quel legame che poi la porterà, forse, no? Aveva in comune questa doppia data di nascita, ce la racconta? Ma è semplicissimo, prima non si partoriva a casa con l'ostetrica, no? Dopo guerra, quindi io sono nato il 23 dicembre, se non che la nonna paterna, ma no, disse a mio padre, valla a rivelare all'anno successivo così guadagna un anno, perché si preoccupava della prossima guerra, era appena finita, ma cioè, partirà così con l'anno successivo, la classe successiva, sarà chiamato eventualmente alle armi successivamente, e quindi fagli guadagnare quest'anno, no? Quindi dal 23 dicembre io ho la data poi ufficiale di nascita, il 1° gennaio 1945, ahimè. Quindi capite che la mia nascita inizia, la mia vita inizia con un falso. Solo che non ne sono responsabile, è comunque prescritto. E gli autori sono pure morti, quindi non ho ricevuto. Quindi io ho un compleanno in famiglia il 23 dicembre, perché naturalmente quella è la mia data di nascita. È un compleanno ufficiale che ormai, essendo la data di nascita su internet e dappertutto, tutti mi fanno gli auguri il 1° gennaio, quindi io devo... lo festeggio due volte, il 1° gennaio è già festa per sé. La stessa cosa Falcone, era nato un giorno e viene rivelato dopo 2 o 3 giorni di distanza, mi pare. Ecco, questa era una qualcosa, io veramente non ci avevo visto questa affinità, però diciamo un'affinità elettiva. Psicologica, così come Borsellino ha studiato nel suo stesso liceo. Sì, Borsellino... Io ho trovato Borsellino che era l'ultimo anno quando io entravo al ginnasio, del ginnasio liceo Meli, e lui era il direttore, il redattore di un giornalino della scuola che si chiamava Agorà, la piazza, no? E quindi l'ho conosciuto, che già scriveva gli articoli, che insomma si occupava appunto di problemi di sociali, diciamo, della nostra gioventù. Ecco, l'ho conosciuto e siamo rimasti, appunto, lui poi si è diplomato e io ho continuato in quel liceo. E sono, diciamo, delle
coincidenze della vita che appunto sono molto indicative poi se tu ci ripensi. Sì, molto, molto. In una città come Palermo succede, così come succede che per esempio Giovanni Falcone giocava a ping pong con uno che poi si è ritrovato trafficante di stupefacenti. Cose che succedono a Palermo, è normale che da ragazzo, da bambino, poi le strade si diversificano. E c'è chi verso il bene e c'è chi verso il male, quindi è normale che accada. Nel suo libro lei con estrema tenerezza parla di quelle che furono un po' le disavventure anche professionali di Giovanni Falcone, no? Di quel periodo buio in cui tutto sembrava tornargli contro, no? Un giudice così impegnato, insomma, aveva inventato un metodo investigativo che probabilmente ha cambiato il modo di fare le investigazioni in quel periodo, che ha portato anche a tanti risultati, che ha portato anche al maxi processo. Come ha vissuto lei, no, dal punto di vista proprio amicale? Noi quando qualcuno sta male per qualcosa, una persona a cui vogliamo bene, partecipiamo molto, no, a quelle ferite, ecco. Qualcuno pensava a lui in questi giorni, dicevo, no, pensando anche a noi, alla nostra vita, quando stiamo male per qualche motivo, per qualche insuccesso, che vi assicuro i nostri forse sono anche molto meno, molto più probabilmente niente rispetto a quello che ha vissuto lui in quel periodo, no? Ritrovarsi ad essere attaccato sui giornali, fu quasi, insomma, accusato di aversi di essersi inventato il famoso attentato nella villa. Ecco, come la procura gli è stato accanto, i colleghi, la famiglia, gli amici? Diciamo, quel maxi processo fu uno spartiacque, è stata una svolta. Per la prima volta si è riusciti a dimostrare l'esistenza di Cosa Nostra, della mafia, e quindi fu una cosa importante. Dovete pensare che allora c'era una stretta connessione a Palermo, una stretta connessione tra quella che era l'organizzazione mafiosa, come dicevo prima, l'imprenditoria, la politica, era tutto un sistema mafioso. Quando si parla di rapporti tra mafia e politica, in quel periodo non c'erano rapporti, c'era proprio l'esatta cioè uno si sedeva al tavolo e si spartivano gli appalti pubblici, si spartivano le concessioni, quindi ecco, quindi c'era qualcosa. Dopo il maxi processo, il primo grado, quello che ho fatto io, si ebbe la reazione del sistema. Incominciarono a suggerire a Sciascia quel famoso articolo sui professionisti dell'antimafia contro Borsellino, che era stato frattanto nominato procuratore a Marsala. E poi ci fu Borsellino che, siccome era uno spontaneo, incominciò a denunciare il fatto che colui che aveva che era stato nominato dopo Caponnetto doveva essere Giovanni Falcone, ma Giovanni Falcone il CSM non lo volle nominare, nominò uno più anziano di lui. Stavolta applicò la regola dell'anzianità e poi questo magistrato distrusse completamente tutto quello che aveva fatto il pool antimafia, separando tutte quante le inchieste che invece erano state tutte coordinate. Ebbene, Paolo Borsellino spontaneamente incominciò a denunciare questo fatto con delle interviste a due giornali, e ebbene, furono messi sotto procedimento, sotto inchiesta dal CSM sia lui che Falcone. Alla fine Falcone dovette quasi denunciare le dimissioni dall'ufficio per poter sanare questa cosa, e poi alla fine si disse sì, il capo ha sempre ragione, però tu non dovevi dirlo ai giornali. Insomma, si trovò una soluzione, ma poi si andò avanti, perché Falcone fu accusato di tenersi le carte nei cassetti, quelli contro la politica, invece lui era uno che non faceva un passo investigativo se non aveva il riscontro, il rischio. Diceva, nelle indagini antimafia, se metti il piede sbagliato poi sono dei boomerang che ti vengono contro. Quindi lui era ossessionato dalla ricerca del riscontro obiettivo, il che le faceva un magistrato assolutamente eccezionale, non solo per quei tempi ma anche attualmente, devo dire. E quindi lui cercava
il riscontro, ricordo perfettamente una volta che Giovanni Falcone, interrogando Buscetta, ebbe da Buscetta la notizia che i cugini Salvo, che erano degli imprenditori che avevano ottenuto la esattoria con dei tassi del 10%, pensate, non esistevano in tutta Italia, dalla regione siciliana, erano l'anello di congiunzione tra politica, imprenditoria e mafia. Bene, Buscetta disse che facevano parte della mafia, una cosa assolutamente impensabile, che persone così di elevato livello sociale, economico, potessero far parte dell'organizzazione mafiosa. Eppure Buscetta lo disse, Giovanni Falcone voleva dei riscontri, e quello dice, ma come? Pensate che mi hanno ospitato nella loro villa quando ero latitante, nelle feste di Natale tra il 79 e l'80. Falcone ancora non ci crede e manda il suo fido Ninni Cassarai, il commissario che poi sarà ucciso pure dalla mafia insieme a Montana nell'agosto dell'85, lo manda a cercare i riscontri di quello che aveva detto Buscetta. E Cassarà si porta la descrizione di Buscetta, poi telefona a Falcone e dice: dottore, Buscetta ha detto che in questa villa sul mare c'era un caminetto. Qua di caminetto non c'è traccia. Falcone dice: ma come? Manca il riscontro di questa cosa. Mi cade l'attendibilità di Buscetta, addirittura quando accusa delle persone così importanti, cade tutto il processo. E allora spinge Cassarà, ma cercate bene. Allora quelli si pigliano una mappa della villa, incominciano a bussare su tutti i muri, finché Cassarà ritelefona e dice: qua c'è un muro che sembra vuoto. E fa come, picconato, finalmente spunta il caminetto, evidentemente sapendo che c'era Buscetta che poteva riconoscere quella villa, avevano fatto una parete in cartongesso che aveva coperto quella cosa. Quindi ecco la spinta di Falcone a cercare questo riscontro. Ma io me ne sono andato per altre cose. Falcone poi addirittura, quando gli lasciano una borsa con dei candelotti di dinamite nello scivolo che lui usava per andare a mare dalla sua villa che aveva affittato alla Tavola, che è un posto sul mare vicino Palermo. Bene, non dissero che se l'era messa lui quella borsa perché per sembrare vittima e quindi poter agevolare quella che era la sua nomina a procuratore aggiunto a Palermo. Cioè, misero in giro queste calunnie e lui, e naturalmente io gli ero molto vicino, lo andai a trovare. E beh, per la prima volta vidi che aveva una pistola sul tavolo del suo studio. E non ci fu bisogno di fare una domanda. Lui, che aveva capito il mio sguardo, perché ci si capisce senza parlare, mi disse: sai, si sa mai, meglio averla che non averla, potrebbe anche essere utile. Pensate che lui aveva la scorta intorno, però addirittura quell'attentato capì, cioè, adesso fanno sul serio. Adesso veramente parlava di menti raffinatissime, cioè di una sorta di accordo tra mafia e altri poteri esterni che lo volevano morto, perché lui era andato a toccare cosa? Interessi economici che dal traffico di stupefacenti facevano arrivare all'imprenditoria del nord o in Svizzera tutti i proventi del traffico di stupefacenti, e stava indagando proprio su questo. Bene, ecco. Poi, dopo l'attentato alla Tavola, dissero che teneva le carte nei cassetti. Quando lui incriminò un pentito che aveva fatto delle false accuse nei confronti del sindaco Lima, dissero che lui voleva proteggere la politica e che addirittura era passato, da prima era comunista, poi andreottiano, poi diventerà socialista quando lo chiama Martelli al ministero, che era il ministro della giustizia. Ebbene, io gli ero molto vicino, soprattutto nell'ultima fase, quando eravamo al ministero, perché lui in una prima fase era così entusiasta di liberarsi dalla cappa che c'era a Palermo, dove non lo facevano lavorare come voleva lui, c'era il procuratore che lo bloccava, e al ministero poi incominciò a ricevere gli attacchi peggiori, ma da tutte le parti politiche, gli stessi magistrati, 52 magistrati scrissero una lettera contro di lui, tra questi magistrati c'erano persone anche il fiorfiore, lo stesso Borsellino gli firmò quella lettera, perché
nessuno voleva cedere il potere delle procure a un organismo che era la Procura Nazionale, che doveva coordinare il lavoro di tutti quanti, che era la trasposizione in sede nazionale di quello che era l'esperienza del pool antimafia a Palermo. E noi insieme lavorammo per creare questo ufficio che poi ho ricoperto dopo tanti anni, che doveva ricoprire Giovanni Falcone. Chi meglio di lui lo poteva ricoprire? Invece il CSM nomina un altro magistrato. Martelli blocca quella nomina e, arrivato a un certo punto, lo stesso Borsellino lo dirà nel discorso che farà alla Biblioteca Comunale, che era ormai, lui si era addirittura impegnato, lui Borsellino, con la corrente della magistratura di cui faceva parte, per far votare Falcone al procuratore nazionale antimafia. Prima che questo avviene, però, c'è la strage di Capaci. E io ricordo lo sguardo di Giovanni, che di solito era uno sguardo luminoso, pieno di vivacità, di intelligenza, di una luce particolare per le cose che pensava, perché lui vedeva avanti, vedeva lontano. E in quell'occasione invece aveva uno sguardo triste e mi diceva: Piero, vedrai che prima o poi la ragione prevarrà. E purtroppo invece la ragione e il riconoscimento lo ebbe dopo la strage di Capaci, dopo 500 kg di esplosivo che lo fecero saltare in aria. Beh, è difficile riprendere dopo questo momento. Ricordiamo, credo, tutti quelle immagini così devastanti della strage di Capaci, no? E utilizzo questo spunto, insomma, per ripercorrere con lei i giorni precedenti la strage, perché lei quasi quasi, insomma, in quel viaggio ci sarebbe dovuto essere. Sì, in effetti il venerdì 22 maggio, come solitamente avveniva, Falcone, usufruendo di un volo di sicurezza che lo collegava da Roma a Palermo, come fine settimana doveva tornare a Palermo e mi dava un passaggio su quel volo. E intorno alle 14 mi telefonò e mi disse: sai, non possiamo più partire. Lui aveva già progettato addirittura di andare a Mazara a seguire una mattanza di Tommy, eccetera, eccetera, dovette saltare tutto. Dice: sai, Francesca Morvillo, siccome era stata nominata componente di una commissione per l'ingresso in magistratura, per gli esami in magistratura, il presidente aveva convocato una riunione giusto il sabato mattina. I giorni precedenti avevano fatto gli iscritti. E quindi Giovanni dice: guarda, non possiamo più partire, partiremo dopo che finirà la riunione, quindi pensiamo nel sabato pomeriggio. Io dico: Giovanni, guarda, siccome mi attendono a casa, se io trovo un volo di linea, prenderò quello. Cerco il volo di linea, tutti i voli erano pieni, era un venerdì pomeriggio, i pendolari Roma-Palermo avevano preso tutti quanti i posti possibili. E mi ero quasi rassegnato a aspettare il sabato pomeriggio, stavo telefonando a mia moglie per dirle che non potevo rientrare, mi arriva la telefonata dal posto di polizia di Fiumicino, dice: dottore, dottore, si è liberato un posto, c'è un parlamentare che doveva partire all'ultimo momento, non è partito più. Allora io mi precipito a sirene spiegate verso Fiumicino per prendermi quel posto che appunto era venuto fuori. E ricordo ancora, imbarco alle 19.40, posto 1L, lo so perché ho conservato il check-in di quel volo. E quindi io la sera poi arrivai, ebbi la notizia il giorno dopo, mentre mi trovavo a casa con mia moglie e mio figlio, arrivò la scorta che in maniera frenetica bussava alla porta per dirmi che aveva ascoltato attraverso la radio della polizia notizie frammentarie su quello che era successo. Tant'è che diceva: è scoppiata in aria l'autostrada, una macchina con i nostri tre agenti è stata sbalzata nelle campagne in circostanza a centinaia di metri, però il giudice Falcone è stato estratto ancora vivo dalle lamiere dell'auto insieme alla moglie Francesca Morvillo, insieme all'autista. Non potete immaginare il dolore, la rabbia, il senso di impotenza, perché
Falcone aveva resistito a qualsiasi ostacolo e si era sempre rialzato più forte di prima per affrontare qualsiasi cosa. Era una persona positiva in questo. Ebbe, e pensai, assassini, vigliacchi, soltanto infilando un cunicolo sotto un'autostrada avete potuto fregarlo. E poi abbracciai mia moglie e mio figlio e poi mi precipitai al pronto soccorso dell'ospedale civico. E vidi poco prima, mentre arrivavo, Paolo Borsellino che entrava. Dopo un po' lo vidi uscire e capii che per il nostro amico Giovanni ormai non c'era più niente da fare. E ricordo ancora quell'abbraccio davanti all'ospedale e quella frase che mi sussurrò Paolo Borsellino: una parte della mia, della nostra vita è andata via. E poi tornai a casa e mi ricordai quello che era successo una decina di giorni prima in un precedente viaggio che avevo appunto nel fine settimana compiuto con Giovanni Falcone, il quale arrivato a un certo punto mi disse: sai, ho deciso di smettere di fumare. E vedi questo accendino, mi sono la mano in tasca e tiro fuori un accendino e se tienimelo tu, non te lo regalo, ma lo devi custodire perché se decido di riprendere a fumare me lo dovrai restituire. Ci tengo molto, un accendino d'argento, marca Daniel, tienimelo tu. Ebbene, ricordandomi di quel particolare, quando tornai a casa capii che non avrebbe potuto più richiedermelo quell'accendino, e allora da quel momento decisi di portarlo sempre con me. E vedete, io lo tengo in tasca, ogni tanto qualcuno mi dice: ma perché ti tocchi sempre la gamba? E no, è perché c'ho l'accendino, e questo accendino mi dà la forza per andare avanti, continuare di superare tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà. Perché vedete, io non fumo, ma lo tengo in perfetta efficienza, perché questa scintilla, questa fiammella mi dà lo sguardo di Giovanni Falcone, ma mi dà anche la speranza che i ragazzi possano accendere da questa fiammella, da questa scintilla, una fiaccola da portare insieme, mano nella mano, nella vita, per poter continuare a raccontare questa storia. Questo è di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino. Mi avvio alla conclusione, l'ho fatta parlare tanto. È stato il racconto dell'accentino, è quello che insomma ci coinvolge di più emotivamente, no? Io sempre un po' con lo spirito psicologico credo che Giovanni Falcone sapesse a modo suo e volesse lasciarle qualcosa, una sorta anche di passaggio di testimone, no? Un po' come Borsellino col suo testamento. A me piace pensare morale. Questo, sì. A me anche, insomma, io l'ho letta e l'ho interpretata così, insomma, perché poi è così che è stato in fondo, no? Leggendo la sua biografia, la sua storia professionale, il suo impegno nella lotta contro la mafia a diversi livelli, con gli incarichi istituzionali che lei ha ricoperto, no? È stato, lo ha svolto con tenacia, quasi a voler riscattare Giovanni Falcone Paolo Borsellino dalla loro morte troppo prematura, la necessità quasi interna di dover compiere, di portare a compimento il loro lavoro. E forse questo ce lo dice anche con il capitolo dedicato alla caduta della cupola, no? E anche all'arresto di Provenzano, che forse chiude anche un po' la sua carriera come magistrato. Prima, certamente l'arresto di Provenzano è stato uno dei momenti determinanti della mia carriera in magistratura, perché
era diventato un fantasma, era dopo 43 anni che non si riusciva ad arrestare, era latitante, era il fallimento dello Stato e quindi per me era un punto, diciamo, di impegno. Dal primo giorno in cui sono stato nominato procuratore della Repubblica ho tutte le mie forze le ho concentrate per catturarlo, ci sono voluti anni fatti di tanti insuccessi, tante delusioni, tanti momenti in cui arrivavi sul posto e poi ti dicevano ma un attimo fa era qua, il letto è ancora caldo, la minestra è in tavola, ma qualcuno l'ha avvisato, è scappato, eccetera, eccetera. Fatto di tanti insuccessi e che ti facevano anche pensare che potessi avere qualche tappa addirittura nell'ufficio vicino a te, e poi la trovammo anche questa tappa e la arrestammo. E allora disse una frase di cui mi sono estremamente pentito, cioè quando si è in guerra i traditori vengono fucilati, naturalmente era un modo molto duro, molto crudele di dire, ora mi sono pentito di quella frase, chiaramente, però immaginate quanto impegno e c'era chi accanto a te distruggeva tutto questo, però alla fine siamo riusciti a catturarlo, quindi un grande successo fatto dopo aver sterilizzato tutti i possibili posti da dove potevano fuggire le notizie, addirittura non si facevano più nemmeno le intercettazioni perché si sospettava che ci fosse qualcuno dentro la società di gestione dei telefoni che informasse proprio Provenzano, e quindi si arrestò attraverso delle telecamere posizionate nelle varie zone dove pensavano che potesse essere, quindi vicino casa, Corleone, e là l'abbiamo catturato, quindi fu un grande successo. Ma ancora un maggior successo è quello più recente, quello della cattura di Matteo Messina Denaro. Dopo 30 anni anche lui, e per me è una vittoria dello Stato. Tutte le polemiche che sorgono ogni volta che si arresta un boss latitante, non si può ammettere che lo Stato vinca, ma non è possibile questo. Cioè, ma perché? Si può vincere, no? Si è accordato, è stata una trattativa. Allora io vi invito a riflettere col buonsenso dell'uomo comune, ma uno che fa una trattativa per consegnarsi, ma lascia tutte quelle tracce sul comodino, nella sua casa, nell'ultimo luogo dove è stato, fa arrestare persone, la sorella con tutte quelle cose, le amiche, tutto quello. Certamente no. Quindi vuol dire che non c'è stata questa ipotizzata teoria complottistica sempre dove si deve sminuire l'attività dello Stato. Certo, è stato difficile per tutte quelle ragioni che sappiamo, perché un boss mafioso in una località dove c'è sottosviluppo, purtroppo in quella terra lì, nel Trapanese, dà lavoro. Quando crea una catena di supermercati e ti dice ma se tu hai bisogno creati un punto vendita, io ti faccio collegare, significa salvare le persone dalla fame. Quando ti creo un villaggio turistico e ti mando le persone a lavorare, quando ti creo gli appalti pubblici per l'eolico e per sviluppare l'eolico, sono dentro anch'io, attraverso sempre dei prestanomi che certamente si avvalgono di quel potere sul territorio e che poi naturalmente non collaborano per farle catturare un latitante, ma lo vogliono ancora presente. Ecco perché le difficoltà, bisogna comprendere questa realtà per poter giustificare che ci possono volere anche 30 anni per catturarlo, però finalmente noi possiamo dire oggi che anche l'ultimo stragista è in carcere, all'ergastolo, ne ha maturato uno pochi giorni fa, un altro dei tanti, è una persona che finalmente paga le sue responsabilità, come dovrebbe essere per tutti coloro che violano la legge. Bene, credo che in quello che ha appena detto, insomma, noi possiamo cogliere, no? Quanto lei sia stato fedele allo Stato. Perché in tutto il libro, quando parla dei successi del pool, del maxi processo, attribuisce Pietro Grasso sempre il successo allo Stato, quindi mai all'individuo, mai alla persona. Ed è un successo collettivo, è un successo di squadra, è un successo di gruppo. Credo che per noi, per quanti qui, insomma, siano
donne e uomini della scuola sia un importante insegnamento, no? In una società in cui l'individualismo anche educativo, scolastico, no? Ci sono sempre più ragazzi portati all'individualismo, ad essere bravi per se stessi. Ecco, noi invece in questo colgo proprio questo aspetto, no? Noi dovremmo sviluppare nei ragazzi la competenza al lavoro di squadra. Però ci rendiamo conto ogni volta che ci mettiamo in campo queste nuove metodologie didattiche quanto sia difficile. Io un motivo l'ho trovato spesso è perché non lasciamo crescere fin da quando i bambini sono piccolissimi nella società attuale quelle che sono le abilità prosociali, che forse una volta, no, erano grazie al fatto che magari si viveva tutti insieme nel quartiere, si giocava in maniera collettiva, insomma si facevano anche giochi di squadra, rispetto a quella che oggi la tendenza invece di passare molto tempo per i nostri ragazzi con i tablet, anche se sui social, ma comunque da soli. Ecco, questa io spero, e ce la metto tutta, insomma, nel guidare la mia scuola e i miei docenti nel cercare di fare tesoro, no? Anche da quelle indicazioni che ci vengono dall'Europa, di sviluppare questa capacità. Ma è il vostro essenziale, lavoro è una dimostrazione. È essenziale, perché Falcone e Borsellino, attraverso il pool antimafia fatto di magistrati, ha dato proprio l'idea della squadra. Vedete, Michele Greco, una volta interrogato da Giovanni Falcone, gli disse: dottore, lei è un fuoriclasse come Maradona, però anche Maradona si può fermare con uno sgambetto. E questa fu una minaccia ben precisa di Michele Greco nei confronti di Falcone. Ebbene, il concetto di squadra, per esempio, io, ecco, mi ha ricordato i giochi che si facevano una volta. Per me è rimasto un ricordo assolutamente piacevole di quando bambino giocavo a una sorta di nascondino che si chiamava Liberi Tutti, insomma, in cui c'era qualcuno che, restando per ultimo, se arrivava a toccare il posto dove ci si nascondeva prima di chi doveva cercare, liberava tutti gli altri. Bene, io stavo nascosto fino alla fine perché volevo assolutamente liberare tutti, proprio perché avevo già da bambino questa, anche nel gioco, no? Mi ha fatto ricordare proprio questo. Quindi, a me piaceva questo gioco, liberi tutti, però restare per ultimo, per poter liberare tutti gli altri, ecco, e fare questa attività. E così anche il mio spirito di entrare, la mia voglia di entrare in magistratura era determinata anche da questo, da questa voglia di essere utile per la società, perché tutta la violenza che vedevi intorno. Io fin dalle scuole medie già avevo maturato l'idea di fare il magistrato, perché avevo chiesto a mio padre, che era tornato un giorno con un giornale in cui c'era la foto di una donna vestita a nero che era china su un cadavere di un ragazzo in una pozza di sangue, e disse a mio padre: cos'è questo? Disse: questa è la vedova di un mafioso, era Serafina Battaglia, che poi testimoniò contro la mafia, che ha avuto ucciso anche il figlio, che aveva giurato di vendicare la morte del padre. Dico: è quella persona che sta nella foto a guardare, chi è? Lui mi disse: è il magistrato che va sul posto a fare il sopralluogo, perché da quel momento inizia l'indagine e cerca di trovare il responsabile, cerca verità e giustizia. E io disse a mio padre: ecco, questo voglio fare io. Ecco, così è nata la mia voglia di fare il magistrato, e poi tutto il resto della mia vita. Bene, davvero un'ultima domanda. Pensavo che già fosse finito. Vabbè, io fino a luna poi c'è un impegno. Non avevo anticipato che fino a luna aveva tempo. Le storie non finiscono mai, no? Questo libro inizia così. Inizia con una storia, anche questa mi ha colpito molto, quella di Giuseppe e Letizia. E questa storia le dice che spiega bene che cos'è la mafia. Ce lo vuole raccontare?
molti non conoscono storia sicuramente di Giuseppe Letizia parlavano molto con Giovanni Falcone, ecco perché inizia questo mio libro Amico Giovanni proprio su questa storia, che era un argomento continuo di discussione con Giovanni Falcone, perché questa storia di un bambino che nel 1948 aveva 13 anni, era un bambino che sarebbe dovuto andare a scuola, invece per la povertà della sua famiglia era costretto a aiutare il padre nei campi e anche a sorvegliare un gregge. La notte, una notte, stava sulle colline sopra Corleone, e guardava il gregge quando ha sentito dei rumori di una macchina, dei fari, ha visto delle ombre gigantesche dei fari delle macchine, poi sentì delle persone che ne percotevano un'altra, sentivano dei colpi di pistola, si spaventò, quasi svenne. Il padre di un domani lo va a trovare, lo trova farneticante, farfugliante. Allora un padre ignorante cosa fa? Lo porta all'ospedale. Lo porta in ospedale e il direttore sanitario di quell'ospedale era il famoso Michele Navarra, che era il capo della mafia di Corleone. Si scopre che quella notte era scomparso un sindacalista, Placido Pizzotto, che difendeva i contadini a cui la mafia toglieva la terra e che invece non potevano sfamare le loro famiglie. Ebbene, un capitano dei carabinieri come dalla chiesa incomincia a fare delle indagini e scopre chi erano gli autori del sequestro e della morte di Placido Pizzotto, che confessano. Poi davanti a giudici portati dinanzi alla corte d'assise la mafia li fa ritrattare. Uno dei responsabili era un certo Luciano Liggio, che però era rimasto latitante. Ebbene, quel processo si conclude naturalmente per assoluzione, per insufficienza di prove. E allora ecco perché è emblematica questa storia. Perché ci trovi tutti gli elementi che ti fanno capire a un ragazzo, a un bambino, che cosa è la mafia, che si può annidare anche tra persone insospettabili nella società, il direttore sanitario di un ospedale che è il capo della mafia e che con un'iniezione letale aveva fatto morire quel bambino in ospedale. Il capitano dei carabinieri è molto ligio al suo dovere, che fa benissimo le indagini, e poi la giustizia che invece non riesce a condannare il colpevole. Una mafia che quindi interviene per far ritrattare quelli che avevano già dichiarato la loro responsabilità. Poi abbiamo un Placido Rizzotto, che è un sindacalista che difende i diritti dei cittadini agricoltori che invece non riescono a sfamare la loro famiglia. È la mafia che si prende tutto quanto. E quindi l'omertà che addirittura arriva ai genitori che non collaborano con i carabinieri per le indagini nei confronti per la morte del loro figliolo. Infine, la morte di un innocente, di un bambino, che ha solo la colpa di avere visto, di essere stato testo oculare di un omicidio. Ebbene, qualcuno potrebbe dire, dicevamo con Giovanni Falcone, che purtroppo si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. No, dicevamo noi, sbagliato, di sbagliato c'è la mafia che opera questa discriminazione, questa violenza, questo potere nei confronti di cittadini onesti e che noi dobbiamo combattere. E lì poi abbiamo percorso tutta una serie di passi che portarono all'arresto, alla morte in carcere di Luciano Liggio, che poi abbiamo conosciuto dalla chiesa, che purtroppo anche lui fu ucciso, e che poi addirittura dopo tanti anni, pensate, nel 2012, attraverso le nuove tecnologie si riuscì, attraverso i resti trovati in una foiba, a individuare i resti di Placido Rizzotto, che finalmente ebbe un funerale di Stato. Questo sì che veramente doveva essere un funerale di Stato, a cui partecipò il presidente Napolitano, io ero procuratore nazionale antimafia allora, e finalmente, ecco, col tempo si riconobbe appunto un po' di verità e di giustizia anche a Placido Rizzotto.
A Giuseppe Letizia venne dato il diploma di scuola media ad honorem. Posso chiederle che cosa si porta con sé da questa serata e che cosa si porta, no, da questa lunga storia di lotta contro la mafia, di racconto, di testimonianza? Ma io, vedendo l'attenzione, la partecipazione, l'empatia che io sono riuscito, mi sembra, seppur abbagliato dai fari, ma che riconosco dei volti di chi mi ha seguito, mi trovo arricchito e ancora spinto ancora di più a continuare su questa strada, a continuare ad andare a parlare ai ragazzi, a continuare ad andare a seminare, a incontrare persone. Perché, come vi dicevo prima, ecco, la sindrome del sopravvissuto mi porta proprio a questo, a continuare nella mia missione. Grazie. Allora, io invece mi porto la sua tenerezza, la luce dei suoi occhi, l'affetto e l'amore per i suoi amici che ricorda ancora con così tanta tenerezza e a volte a tratti anche dolore. E leggendo i suoi libri, che cosa mi porto? Mi porto dietro il senso del sacrificio. Non mi lamenterò più per le giornate che passo davanti al computer a lavorare, per tutte quelle giornate in cui non posso andare al mare perché c'è un impegno istituzionale che mi tiene davanti al computer. Il senso di responsabilità nei confronti degli altri e il rispetto per lo Stato di cui mi onoro di essere funzionario. Grazie. Tutti noi facciamo parte dello Stato, tutti noi, non dimentichiamo. Grazie. Grazie a tutti e grazie per questa opportunità. Scusate se abbiamo abusato del vostro tempo. Ma prima di salutarlo, noi Presidente, a nome della città di Monte San Giovanni Campano, tramite il sindaco, a nome della città di Monte San Giovanni Campano, le vogliamo consegnare il nostro simbolo, realizzato da un artigiano locale. Grazie, grazie ancora per la sua testimonianza e la sua presenza al nostro evento. Io solo una parola, questa sera ha trasmesso veramente un bel messaggio e la platea sicuramente nel recepire continuerà ad accendere quella fiammella che lei tanto tiene a cuore. Grazie veramente del messaggio, grazie perché ha fatto conoscere due personaggi al di fuori di quelle che erano le interviste, sì, due personaggi normali che combattevano uniti squadra insieme a lei la mafia. Grazie.